Salve a tutti raga, oggi vedremo l'unboxing del Google Pixel 2 XL preso con l'offerta 1 euro del Black Friday a 329 euro. E come potete ben vedere nella confezione è inclusa anche la cover originale del Pixel con il brand Wind3, anche se nella confezione, come potrete ben vedere, non esce sia nella custodia che nell'imballaggio dello scatolo, mentre avevo letto su alcuni forum che invece ad alcuni era uscita anche questa SIM, ovviamente non attiva. E beh, che dire, io ho scelto la colorazione bianco-nera, ovvero la colorazione panda, in quanto quella là nera già l'avevo provata, e allora ho deciso di provare questa colorazione. La cover che esce è quella appunto originale ed è di tessuto e ha un tastino sul lato azzurrino e vi posso garantire che nell'utilizzo di questi giorni ho visto che tende molto facilmente a sporcarsi, però posso garantire che sia davvero molto ma molto preciso, soprattutto nei bordi, nei lati, in tutto. E niente, adesso passiamo all'unboxing del telefonino. Ovviamente questi modelli sono tutti quelli dell'anno scorso, ho letto la maggior parte sono quelli di novembre-dicembre 2017 ed eccolo qui, nella sua colorazione panda, che ripeto davvero mi è piaciuta molto, molto alternativa, soprattutto il tasto nel lato che ha il colore un po' diciamo arancione. Ecco qui, poi abbiamo i manuali, dove non c'è null'altro che i manuali e la graffetta per estrarre la SIM. Poi, oltre ai manuali, abbiamo l'adattatore da USB a tipo C, quindi per collegare chiavette, dispositivi, anche per il trasferimento di dati se non erro, il jack delle cuffie, diciamo l'adattatore del jack delle cuffie in quanto questo telefono non ha il jack, e il connettore tipo C, tipo C, l'alimentatore tipo C. Ed eccolo qui, nella sostanza questo è il telefono, non c'è nulla in più, devo dire la verità, la confezione è abbastanza completa, ma come potete ben vedere non ci sono le cuffie. Quindi una notizia che non tutti farà piacere, però tutto sommato per il prezzo che vi era fino a qualche giorno fa, perché adesso è terminata, diciamo che ci può stare. Il telefono ancora tutt'oggi è ancora molto valido, riceve gli aggiornamenti Google e niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi. Ciao!